Benvenuti al video notiziario della Camera di Commercio Italiana in Giappone. Queste le notizie della settimana. L'indice Tankan relativo alle grandi imprese manifatturiere diminuisce per la prima volta in 7 trimestri, attestandosi a 5 punti rispetto agli 8 registrati a settembre. Condotto ogni 3 mesi dalla Banca del Giappone, il sondaggio misura il grado di fiducia delle aziende per il futuro. Nell'ultimo trimestre anche l'indice riferito alle grandi imprese non manifatturiere è sceso a un punto dai 2 di settembre. Approvato mercoledì il progetto di costruzione del futuristico treno a levitazione magnetica Maglev lungo la direttrice più corta Tokyo-Osaka. Raggiungendo una velocità massima di 500 km/h, il Maglev dovrebbe collegare le due città nel tempo record di 67 minuti. La JR Tokai comincerà i lavori tra 3 anni, con l'obiettivo di arrivare a Nagoya nel 2027 e completare la tratta fino a Osaka nel 2045. McDonald's Japan comincerà lunedì un nuovo servizio di consegna a domicilio, per ora previsto solo in un punto vendita a Setagaya e in prova per 6 mesi. Le ordinazioni saranno accettate solo telefonicamente tra le 11 e le 12, niente internet per il momento, mentre il prezzo di consegna e ordine minimo non sono ancora stati fissati. Sayonara!